Tra l'altro oggi è uscito anche un rapporto della Svimez che evidenzia ancora una volta nel suo rapporto annuale sullo stato di salute dell'economia del Mezzogiorno una profonda spaccatura nel nostro paese. Il PIL nel 2019 per le regioni meridionali dovrebbe ulteriormente contrarsi dello 0,3% con un calo di occupati che va dal giugno del 2018 alla fine marzo del 2019 di 107.000 unità, meno 1,7%. Tra l'altro i flussi migratori netti dal sud al nord o all'estero proseguono, 132.817 persone hanno lasciato il sud per il nord, di questi 66.557 sono giovani e a loro volta in questa sottocategoria il 33% ha elevate competenze, dunque è laureato, dunque è una persona che potenzialmente potrebbe contribuire in maniera molto efficace allo sviluppo di quest'area geografica.